Questa non è l'Europa che noi amiamo. Questa non è l'Europa che noi amiamo. Questa non è l'Europa che noi amiamo. C'è un'Europa del dominio che si orpella o delle bolle pontificie o del diritto internazionale, ma per perpetrare continuamente lo sterminio degli altri. Noi non amiamo l'Europa che sta prospettando il suo dominio universale attraverso la recuperata fiducia nel mercato libero, perché conosciamo cos'è la libertà del mercato. È ancora l'ideologia dell'oro di Cristoforo Colombo. Questa non è l'Europa che noi amiamo. Non amiamo l'Europa che per affermare la propria identità è arrivata a distruggere la memoria degli altri popoli. Ovunque è andata l'Europa non ha mai incontrato l'altro, quando l'ha incontrato lo ha distrutto o lo ha assimilato rubandogli l'identità, la memoria propria, la propria cultura. Noi non amiamo questa Europa. La nostra democrazia è formale ed ipocrita. Ideologia che mette al primo posto il profitto. Essa si orpella di democrazia, ma la democrazia dell'Europa che noi non amiamo non è che una sottodeterminazione del profitto. Noi non vediamo l'Europa dei diritti umani. Ecco perché questa Europa nata dal mercato morirà nel mercato, perché non riesce a sposare i diritti umani fino in fondo. Ma c'è un'Europa che amiamo. Questo volevo dirvi. Ho sentito qui palpitare questa Europa che sta praticosamente nascendo e che ha dato stupendi segni di sé in questi ultimi anni. È per questa Europa che noi siamo disposti a consacrare la nostra vita. Perché l'Europa di cui ho fatto, senza mezzi termini, la critica, però è anche quella porzione di umanità in cui si è sviluppata mirabilmente la coscienza dei diritti umani che sono stati codificati nei grandi accordi internazionali. Noi amiamo l'Europa che basa il proprio futuro sulla difesa dei diritti dell'uomo e dei diritti dei popoli. Questa Europa di Helsinki è la nostra Europa. Dobbiamo creare la democrazia del domani. Un Parlamento mondiale in cui i poveri e gli esclusi possono finalmente aver rispettato la propria dignità. Vogliamo l'Europa al servizio dei diritti dell'uomo. Questa Europa noi l'amiamo.